Ricordo tutto, ma adesso siccome ci stanno ascoltando, okay, ce lo dicono e te lo dico. Quindi un in bocca al lupo domani mattina per queste due partite ad Alessandro e Leonardo, ovviamente che stanno già dormendo ma ci riascolteranno in podcast domani mattina, e proseguiamo insomma con il nostro Sergio Leonetti. Aspetta che sta scrivendo Andrea, Ale ne ha 9, ecco, io sono proprio rimbambito, e Leonardo 6, grande Andrea che ci ha scritto, un abbraccio sia a lui che alla Giulia. E quindi, capito Albert, Alessandro ha 9 anni e Leo ha 6 anni. Quindi, insomma. Vabbè, vabbè. No, guarderò perché ho amici che fanno di allenatore, ma anche io adesso sto aiutando un po' una squadra di sì, bambini nel Martedì, hanno 11, hanno 11. Ah, ok, quelli che, ma li stai già allenando tu? Aiuto, aiuto, perché tra settimana no, è quel lavoro tardi, non lo posso, ma venerdì aiuto e dopo sabato anche la partita. Albert, ma che stai usando? Delle cuffie? Perché ti sentiamo molto come se sei in una caverna. Ah, no, sono adesso meglio, vero? Sì, adesso meglio. Sì, no, sono nella camera ma con l'altavoce. Ah, ecco, no, pensavamo che il Ciringhito ti aveva rapito e stavi nella caverna mediatica madridista. No. Va bene. Insieme a Ronchero, no? Stavi lì e magari ti insultava per la sua catalanofobia. Allora, Sergio Leonetti dal Canton Ticino. Sì. Senti, tu sei una persona molto esigente, non sai soffrire, vuoi sempre vincere. Così ti ha descritto Ernesto Valverde. Sei così, Sergio Leonetti? No, perché conoscendo il Barcellona degli anni scorsi ho sempre sofferto anche quando si vinceva e soffrivo soprattutto quando si perdeva. Ma come tutti quelli un pochino della mia età, anche te Massimiliano, penso che sei della mia stessa idea. Sì. Solamente adesso soffrire va bene, però stiamo diventando un pochino stufi della situazione che abbiamo in panchina. Questo perché credo che Valverde non sia più l'allenatore adatto di stare sulla panchina di Barcellona, perché ha perso, a mio avviso, ma penso anche a tuo avviso perché ti conosco bene e ci conosciamo bene, ha perso il potere dello spogliatoio. E questo è un fatto molto grave. Che ne pensi, Max? Valverde ha perso questo potere? Sì, Valverde no? Non ce l'ha mai avuto il potere dello spogliatoio, forse il primo anno, quando per sua fortuna, sua, non diciamo anche nostra, però nel senso per la persona, non futbolisticamente, che ovviamente io lo ritengo un giocatore molto bravo, che Neymar, lui fa la squadra come gli piace a lui, con un 4-4-2. Poi quando comincia l'anno dopo ad avere una rosa per fare il nostro gioco, lui non è capace a farlo, perché è un allenatore buono per allenare del Club Bilbao, l'Espagnol, il Panathinaikos, l'Olympiacos, che ne so, la Lazio, l'Atalanta, Wolverhampton Wanderers, l'Everton. Non può allenare il Football Club Barcellona. Questo è il quadro, questo ci dice il curriculum. E quindi vado da Albert chiedendo una cosa molto semplice. Secondo te le responsabilità in percentuale, cioè mi dici la percentuale di responsabilità primo, secondo, terzo tra allenatore, giocatori e giunta direttiva di questa crisi che ha il Barça, anche se Piqué dice che non c'è, anche se Valverde fa finta di niente e dice a noi soci che siamo esigenti, che vogliamo sempre vincere e non sappiamo soffrire. Prima di tutto io non vado a difendere Valverde, ma vi faccio una domanda: il Barça era primo nel gruppo della Champions, vero? Sì.
anche va prima nella classifica della Liga. Sì. No. Sì, insieme alla Real Sociedad. Vabbè, ma comunque sì, dai, è primo, dai, va bene. Ma io la mia domanda ai tifosi dal Barça, ai barcellonisti, è: ma la gente che aspettava da questa stagione, la gente che aspettava che da subito nel settembre 2019 Valverde diventa un allenatore simile a Guardiola, da subito Busquets ritorna a essere il giocatore per un anno, Piqué lascia i suoi affari dal business e ritorna a essere il Piqué 6 anni fa, o io non dico che stiano giocando tanto male i giocatori, ma che aspettava la gente? Il problema è che io almeno, io e credo che tanti altri, io non ho avuto una grandissima soluzione neanche nell'inizio, neanche con gli acquisti, che sì, De Jong sarà sicuramente un grandissimo giocatore, ma non ho avuto un'illusione molto più grande che quella l'anno scorso o 2 anni fa, no, non l'ho avuto, perché vedo che è una continuità di chi, si devo dire, più che dare un numero percentuale, per me la colpa chiaramente in questo caso è della dirigenza, che aspettava la dirigenza dopo Roma, dopo Anfield, perché ricordiamo che la Liga si è vinta perché è una squadra che gioca insieme da 10 anni fa, che sa come giocare, che ha una qualità grandissima, che il Madrid non ha fatto niente e che abbiamo avuto un mese incredibile l'anno scorso, ma questo così non c'è più, la gente non lo so che aspettava. Il grandissimo errore è stato continuare Valverde, dopo Anfield non c'è avuto un dibattito nell'estate, si è accettato dall'inizio che Valverde deve essere l'allenatore, si è accettato nel club, tra i barcellonisti, ma questa è la situazione meglio che potremmo avere. Abbiamo vinto per fortuna l'Inter, non abbiamo fatto grandissime partite nella Champions, ma questo sarà tutto l'anno, credo io. Io non ho la speranza che questo vada a cambiare. La colpa della dirigenza, perché Valverde è lo stesso Valverde da 2 anni fa o dall'anno scorso, è lo stesso, no? È un errore, non può essere l'allenatore del Barça, ma questo credo io che si sa da tanto tempo fa. I giocatori sicuramente si devono dare la colpa, in molti casi anche sono i giocatori, qualcuno per la mancanza a volte di non lo so, di volontà o di mentalità, perché anche per molto che si parla Valverde un 4-0, no, non è colpa di Valverde, è colpa dei giocatori. E in molte partite quest'anno la mancanza di voglia è una cosa che quando ti giochi con questa maglia non devi avere un allenatore che te li fa sentire più. Sicuramente ti aiuta avere un Guardiola che ti dà questa motivazione, ma con 30 anni che hanno i giocatori, se non hanno la motivazione non possono seguire. Però io la domanda che vi voglio fare è che non so che la gente aspettava. Andiamo prima in classifica, prima nella Champions, non so che aspettavamo, ritornare a giocare come il Barça e Guardiola, ma è impossibile, non lo so, sicuramente delusione di Griezmann. Ma perché? Messi non ha iniziato bene, senza Messi l'anno scorso perché non si vince neanche la Liga. Ma perché è impossibile? Non so che la gente aspettava. Perché è impossibile? Ah? Perché è impossibile? Tornare male, Max. Non ho capito. Sì, non si sente bene. Ma come non si sente? Ha cambiato niente. Sei lontanissimo. No, io a me mi sentite bene? Adesso sì. Allora. Mi sentite? No. Meno. Ma come? Meno. Allora, aspetta. Allora, cioè, hai cambiato il microfono. Mi sento, aspetta. Aspetta. Non so più quello che fa. Allora, mettilo così. Ho due microfoni sulla coscienza, scusate. Lo sentite adesso? Si sente? Sì. Okay. Oh, bene. Okay. No, dicevo, perché è impossibile tornare a quel gioco, tornare a quell'anima, tornare a quel modo di esprimersi in campo? Ma adesso, al di là delle percentuali, no? Io personalmente poi do sempre il 100% di colpa alla società, perché... Ma insomma, se Max mi assume per fare un lavoro
e io sbaglio oggi, domani, dopodomani e Max mi tiene, di chi è la colpa? Mia o di Max che mi tiene? Insomma, la società deve fare le sue scelte. Ma al di là di questo, dov'è la continuità? Dov'è la via? Che vuol dire il tifoso che cosa si aspetta? Io mi aspetto continuità. Io ho visto continuità tra Guardiola, Villanova, Luis Enrique. Non la vedo oggi. Non vedo una via. Non vedo una direzione. Qual è la direzione di questa squadra e di questa società? Dove ci stanno portando? Qual è il futuro anche prossimo? Non chiedo il futuro tra qualche anno. Il futuro prossimo qual è? Stiamo navigando veramente nel buio. Ma perché deve essere impossibile tornare? Ma il futuro può essere anche migliore di quello che è stato. Possiamo andare anche oltre Guardiola. Chi mi dice che Xavi Hernandez non ci porterà oltre anche? O un Ten Hag? Sì, sì, no, ho capito. Ma io non dicevo questo, che in un futuro, anche forse in un futuro con Messi, si può ritornare a quel modo di gioco. Ma io quando dico parlo di impossibile, parlo di con un Valverde allenatore e con una situazione come l'attuale, con una situazione come l'attuale, come si presentava la squadra in settembre, io non avevo una speranza di fare una stagione molto diversa a quella che si è fatto l'anno scorso o due anni fa, perché secondo me sono stati due anni molto simili, e con un allenatore con la mentalità, con il modo da gestire e con questi giocatori due anni in più, io non mi aspettavo, dico impossibile, ma puoi cambiare la parola per molto difficile, però per me sarà no, certo, tu prendi atto della realtà, per questo allenatore si arriva a un livello come quello che abbiamo arrivato. Sì, sì, per sì, carità, sì, si prende me, Albert ha anche ragione, nel senso il pacchetto di giocatori è sempre stato il medesimo. Noi quest'estate cosa abbiamo fatto? Abbiamo puntato su un giocatore che poi non è arrivato, perché noi non lo volevamo, quindi ci è andata bene, ma abbiamo puntato tutto su questo giocatore che avremmo speso una barca di soldi, e non abbiamo sistemato delle situazioni tipo la difesa, soprattutto la difesa, perché il centrocampo non possiamo dire niente, perché con Arthur, De Jong e tutti quelli che abbiamo è fino a mai coperto, ma non abbiamo sistemato dei ruoli importanti, nel senso abbiamo preso Griezmann, che secondo me è un ottimo giocatore, ma è un attimino bloccato dalla posizione in cui viene utilizzato, un pochino come Coutinho l'anno scorso, purtroppo. A noi adesso serve sistemare la parte, la retrovia, la difesa, cosa che purtroppo la dirigenza non ha fatto. Valverde si è ritrovato questi giocatori che sono dei campioni. Il problema di Valverde è che ha ritrovato questi campioni dopo due anni di delusioni anche per colpa sua, e questi qua non lo seguono più. Dopodiché i giocatori lo vogliono tenere perché con questi qua, con questo qua possono comandare, e nasce la problematica. La dirigenza è la grande pecca di questa annata, almeno fino ad ora, del Barcellona, secondo me. Allora, visto che ha aperto il discorso su Griezmann, io vi do un dato. Allora, il francese ha iniziato la stagione uguale a quella del brasiliano Coutinho come blaugrana. Nei 1047 minuti che ha giocato, Antoine Griezmann ha segnato 4 gol e dato 3 assist. Philippe Coutinho ha fatto gli stessi numeri dopo 1080 minuti nella sua prima stagione completa con il Barça. Dal suo arrivo Griezmann ha recuperato 34 palloni, Coutinho invece ha recuperato 32 palloni nello stesso periodo. Alla fine il brasiliano ha realizzato 21 tiri in porta nei suoi primi mesi al Camp Nou. Tuttavia i numeri di Griezmann è ancora più basso, sono 17.
Nel frattempo, appunto, Coutinho è stato venduto e mandato in Bundesliga cercando di ritrovare.